Buongiorno a tutti. Ultima partita prima di questa pausa di gennaio, di fine gennaio. Ora abbiamo 7 giorni per concludere il calciomercato, abbiamo sicuramente delle cose da fare sul calciomercato in uscita e poi eventualmente sperare in qualcosa in entrata. Quindi per tutte le notizie di calciomercato riguardante questa ultima settimana c'è OneFootball da scaricare tramite QR code che potete vedere qui sopra in sovraimpressione. E niente, scaricatevi OneFootball per leggervi qualcosa su questo Milan-Juve 0-0. Anzi no, facciamo una cosa, non leggiamo niente su questo Milan-Juve 0-0 e su OneFootball leggiamo solo le notizie di calciomercato, perché ieri veramente a Milano non è successo niente. Allora, in tanti mi hanno detto, ieri sera mi aspettavo di più. E io sono contento di aver sentito questa cosa dai tanti, perché io stesso pensavo la stessa cosa. Ora, a me va bene fare queste partite, come quella che abbiamo visto ieri sera, in occasioni di emergenza o in cui sei palesemente sfavorito, ma vedere questa prestazione contro quel Milan lì, un po' mi ha dato noia, c'è poco da fare. Allora, mi è sembrata di rivedere la partita con l'Inter dell'andata e la partita con l'Inter della Supercoppa, dove le posso anche accettare, le posso comprendere, riesco a trovare il ragionamento che ti porta a farle. All'andata avevi Chiesa e Dybala che non erano al 100%, ce l'avevi in panchina. Al ritorno avevi fuori De Ligt, Cuadrado, Chiesa che si era appena fatto male. Eri un pochino in emergenza e quindi eri quasi costretto a fare quella partita lì. Il punto è che se la vai a fare in campionato, in uno degli ultimi scontri diretti che ti sono rimasti, allora, come vi dicevo ieri sera, stai facendo all-in su un ragionamento solo, e cioè tu rimani a questa distanza vicino al quarto posto e poi speri di entrarci per culo, perché di questo stiamo parlando in questo momento, sperando che poi le altre perdano punti per strada. C'è un cortocircuito però in questo ragionamento, e cioè il rischio di trovarsi le altre che non perdono punti, o almeno se li dividono negli scontri diretti, come è successo ieri sera da noi, magari pareggiano, o come ha fatto l'Atalanta, e poi vincono contro le piccole, o cosiddette piccole, considerate piccole, o che tu stesso inizi a perdere punti contro le piccole o le cosiddette piccole, andando un po' ad annullare il piano, perché non c'è scritto da nessuna parte che se davvero arriveremo a 4 punti dalla quarta, come diceva Allegri a gennaio, la prima partita del 2022, non c'è scritto da nessuna parte che poi vinceremo tutti gli scontri diretti con le piccole. Scontri diretti con le piccole mi fa ridere, ma tutte le partite con le piccole e poi le altre, le prime quattro tra di loro andranno ad autodistruggersi e a sabotarsi, perché l'hanno già fatto. Loro si sono già sabotati, loro hanno già perso dei punti per strada, e questo è che mi fa arrabbiare. Io odio giocare per non vincere, ma ve l'ho detto tante volte, quando vedo la mia squadra che gioca per non vincere non sono mai contento. E ovviamente la squadra fa la partita che gli chiede l'allenatore, identica, cioè la squadra scende in campo per seguire un copione scritto dall'allenatore. Io capisco anche che perdere ieri sera sarebbe stata la fine probabilmente della rincorsa al quarto posto, quasi totalmente, quasi definitivamente, ufficiosamente. Se uscivi con 0 punti da San Siro era finita, non tanto perché tu facevi 0 punti quanto più perché allungava ancora il Milan dopo che aveva allungato il Napoli, era probabilmente impossibile. Ma dato che tu devi fare questa rincorsa, che dato che ti sei messo nei guai da solo con un inizio un po' così, hai avuto addirittura il miracolo che il Milan e il Napoli iniziassero a perdere punti per strada contro squadre che sulla carta dovevano asfaltare, e visto che non mi è sembrato vedere un gran Milan ieri sera, si poteva fare qualcosa di più. Non puoi presentarti in questi scontri diretti senza una fase offensiva, perché potrei dire esattamente le stesse cose che ho detto con l'Inter. Tu non hai assolutamente pensato a come poterla vincere. E c'è differenza, se guardate gli atteggiamenti proprio, la voglia, gli atteggiamenti con cui entriamo in campo contro squadre un po' più scarse rispetto al Milan, che occupano posizioni più basse rispetto al Milan. Andiamo in area con 4, 5, 6, 7, 8 uomini. No, 8 uomini mi sembra, cioè sì, in area. Andiamo ad attaccare con 7 uomini. Andiamo in area con 3, 4 uomini. E non è un caso che invece ieri sera non ci si andasse, perché è stata preferita l'attenzione
perché come vi dicevo ieri si preferiva difendere in tanti e poi se veniva il gol bene, se non veniva no. Io non posso accettarla questa cosa per la Juventus. Poi qualcuno mi ha detto però è la stessa partita che Allegri ha fatto con il Napoli nel 2018. È vero, anche se lì all'epoca avevi una squadra che difendeva meglio, aveva delle individualità migliori, aveva un Higuain che con un pallone poteva far male e soprattutto mancavano tre giornate alla fine, avevi un buon vantaggio sul Napoli e lì davvero avevi due risultati su tre, perché pareggiare quella partita significava dare il colpo di grazia al Napoli e potevi anche approcciare l'Inter in una maniera un po' più tranquilla probabilmente che la settimana dopo. Ieri sì, avevi due risultati su tre, ma per finta. Avevi due risultati su tre per rimanere aggrappato a quella posizione lì e continuare questo discorso di vediamo come va, speriamo, incrociamo le dita di entrare quarti per il rotto della cuffia. Che vedendo come è andato l'anno scorso, che sei arrivato quarto con Cristiano Ronaldo l'ultima giornata, rimane l'obiettivo, eh? Perché qualcuno mi ha detto, però tu hai iniziato a dire qualcosa in più del quarto posto. Certo, ad oggi oggettivamente c'è la possibilità di fare qualcosa in più del quarto posto. Non vi parlo di scudetto, però vi parlo di terza posizione e di seconda posizione, perché sono lì. Vincere ieri sera col Milan ti dava l'opportunità, la possibilità di arrivare a giocarti il secondo posto almeno. Perché era palese, vincere ieri sera, andavi a pochissimi punti dal Milan, poi tutto può accadere. Invece no, abbiamo scelto di continuare questa strada prudente, preventiva. E a me non piace. Qua sono gusti. Cioè qua sono gusti. Il risultato è discreto, è buono. Se vogliamo è buono. Prendere un punto, non perdere, non è tremendo, però non è nemmeno una brutta notizia. Non è fantastico, ma nemmeno tremendo. Però a me non piace. Cioè a me non piace pensare che la Juve va in campo alla 22esima, 23esima giornata di Serie A con una rincorsa da fare incredibile, perché e poi c'è la possibilità perché gli altri si ammazzano e nello scontro diretto accetti il non volergli far male. E non mi piace. Non mi piace oggi, non mi piaceva ieri, continuare a non piacermi mai. Perché tutte le volte che scendo in campo, io voglio scendere in campo per vincere. Con qualsiasi Juventus, accettando i limiti. Poi è vero che ci sono stati dei miglioramenti, perché ragazzi, una partita del genere qualche tempo fa non saremmo mai riusciti a farla. Il problema è che basta un niente per far saltare il banco. Ma se entra quel colpo di testa di Giroud, sei stato a San Siro a non giocare la partita in attacco per poi prendere gol su una marcatura sbagliata. Ma è un attimo sbagliare una marcatura, soprattutto con tutto il rispetto, con questa Juve più scarsa rispetto alle altre Juve di Allegri. E quindi non lo so, e io non puoi fare altro che il voto allenatore, per me è 5. Poi è ovvio che lui è riuscito a fare la partita che aveva preparato, voleva fare esattamente questo come lo voleva fare con l'Inter in Supercoppa per portarla ai rigori, però ragazzi a me non piace. Con i limiti, io ripeto sempre, io capisco quella partita là, capisco il piano, però non mi piace. Capisco anche oggi la volontà. Ma continua a non piacermi questo discorso, è un ragionamento che non mi appartiene. Quindi per me è da 5. Ho letto tanti che puntavano il dito contro Allegri, tanti che lo salvavano, io non riesco perché non appartiene a, proprio non fa parte di me, non fa parte di me. Poi magari arriva il pareggio, però voglio che arrivi perché è successo qualcosa durante la partita. Non si può uscire da San Siro col Milan che fa uno, due tiri in porta e tu zero. Ma che partita è? Al di là del campo. Poi qualcuno è riuscito a capire che io ho dato la colpa all'arbitro. Ma ragazzi, ma guardate che Amplifon fa degli ottimi prodotti. Io vi invito veramente a chiedere un preventivo. Perché siamo alla follia. Però un Milan-Juventus tremendo. Dove il Milan è sembrata una squadra normale e la Juventus meno del normale. Però Milan-Juve è brutto. Szczęsny 6,5, perché nell'unica parata, quella su Leao nel primo tempo, e più che altro, più che unica parata, io ragiono su tutti gli interventi in cui la palla poteva sgusciare via da un momento all'altro, perché ieri sera è la classica partita
in cui sbagli una virgola, perché se devi fare una partita di grande attenzione difensiva per 90 e oltre, basta l'infortunio di chiunque, basta una respinta fatta male, una palla che ti scivola dalle mani. Invece no, attento Szczęsny, in tutte le occasioni in cui è stato chiamato in causa, sebbene ci siano stati pochi tiri per il Milan, se è mezzo meritato secondo me. Chiellini e Rugani li metto insieme e gli do 7 a tutti e due, voto 7 entrambi, perché la partita di ieri senza questi due in questa versione non la fai. Rugani mi ha stupito incredibilmente, non avrei mai potuto pensare di vedere un Rugani sfoderare una prestazione di questo tipo a San Siro contro il Milan dopo tot partite che aveva già giocato anche bene. Rugani, bene, bravo Daniele, non ci fa rimpiangere De Ligt che ha avuto un attacco di gastroenterite nella notte precedente, e Chiellini ragazzi, Chiellini adesso lo mettiamo nelle vasche di recupero di Dragon Ball, lo tiriamo poi fuori alla prossima partita che ci serve, però Chiellini è questa roba qui, non fa passare neanche le mosche, quindi bravi a tutti e due i centrali, perché davvero se usciamo con un punto ieri sera, se riusciamo ad arginare il Milan e a trasformarlo in una squadra normale, è tanto nelle individualità di questi giocatori che hanno annullato prima Ibra e poi Giroud, tranne in quel colpo di testa lì dove tutto poteva essere messo in discussione. Però il calcio non si fa con i secoli, ma lo sappiamo, il risultato del campo è 0-0, uno 0-0 tremendo. De Sciglio, era difficilissima perché sulla sua fascia c'erano Leao e Teo Hernandez e in qualche occasione pure è stato saltato, però ha fatto una gara attenta, una gara in cui è stato concentratissimo, una buona gara da parte di De Sciglio, che secondo me il 6 se lo porta a casa tutto. E poi là davanti è mancato quel qualcosa in più, per forza di cose è mancato quel qualcosa in più, non è riuscito a fare il suo classico cross con assist, però penso che sia sufficiente pure Alexandro, da 6 in pagella pure lui. Però la classica partita di Alexandro in cui se ci mettiamo a contare i passaggi in avanti non arriviamo a 5, se contiamo i retropassaggi non ci basta le dita di mani e piedi. E ripeto, capisco, ma non mi piacciono queste cose. 6 da Alexandro, perché non si merita assolutamente l'insufficienza. Però ragazzi, che fatica a giocare indietro, sembriamo dei gamberi. 5,5 a Cuadrado, non mi è piaciuto, e si capiva che era quella partita lì che si voleva fare, proprio dal fatto che Cuadrado anche a campo aperto in più di una volta, invece che buttarsi dentro, mi viene in mente quello con Tonali, invece che accelerare si fa strattonare per prendere il fallo, per fare ammonire Tonali, che poi non è stato ammonito. Si snatura quando si deve giocare una partita del genere. E si buttava in ogni occasione, ma non gli ha mai fischiato niente ieri sera Di Bello. Ha avuto un metro, è quello che dicevo, ha avuto un metro un po' particolare Di Bello nella valutazione dei falli. E Cuadrado, a parte quell'occasione che è una delle occasioni, le uniche due occasioni che abbiamo costruito, poca roba secondo me, 5,5. 5,5 anche a McKennie, perché ragazzi, ieri mi è sembrato tanto confusionario, tanto disordinato. Negli ultimi passaggi in rifinitura, tremendo, non ha fatto bene un passaggio. Ha provato a dialogare anche spesso con Dybala, sempre male l'ultimo passaggio. Poi tanta sostanza, tanta copertura, tanta quantità, quella sì. Però proprio a livello tecnico ieri sera non è una gran partita di McKennie, secondo me, 5,5. 5 Locatelli, una delle peggiori partite secondo me da quando Locatelli è alla Juve. Però condizionato da quel giallo a San Siro, sentita, quella lì. Di partita per Locatelli, non ha trovato una gran prestazione, bene nelle coperture, qualche lancio, alcuni anche sbagliati, da rivedere, 5 Loca. E invece 7 Rodrigo Bentancur, lo ripeto, 7 Rodrigo Bentancur, perché la partita che ha fatto ieri sera mi ha fatto stropicciare gli occhi, soprattutto nel secondo tempo, ragazzi, ha satanato, è tarantolato Rodrigo Bentancur. Se passava un pallone si calamitava lui, ci ha salvato in un paio di occasioni incredibili anche al limite dell'area, andando a strappare via questo pallone dai piedi dei giocatori del Milan. Poi quando c'è da impostare sarebbero da tagliare quei piedini fattati di Rodrigo. Ieri sera è la classica partita in cui torna fuori il mio slogan, il mio cavallo di battaglia: Bentancur da pallone d'oro, giocatore più forte della storia in uno sport in cui non c'è il tiro in porta e il passaggio. Perché se
esistesse uno sport, immaginatevi uno sport in cui l'obiettivo è solo recuperare il pallone, Rodrigo Bentancur lo metti nella Hall of Fame dei più forti di sempre. È il Maradona di quello sport. Nel calcio c'è anche qualcos'altro, però ieri sera la prestazione di Rodrigo, tanta tanta roba. Voci di mercato l'hanno vicino a Aston Villa, ora vedremo se succederà davvero qualcosa. Io non credo, visto che uscirà già Ramsey e poi iniziamo a diventare corti, però la riporteremo per dovere di cronaca, cercheremo di approfondire in questi giorni. Ma ieri 7, Dybala 6, predicare nel deserto, partita di Paolo Dybala. Ha messo un bagaglio tecnico ieri sera Dybala nella partita incredibile, ha fatto delle giocate di alto livello per cercare di smarcarsi. Poi l'obiettivo, ragazzi, non stiamo qua a continuare a dirlo, l'obiettivo era non perdere ieri sera, poi poteva essere vittoria o pareggio, non bisognava perdere, e quindi di conseguenza anche i suoi compagni si muovevano in un certo modo. Dybala 6 ha dato quella qualità anche in più nel palleggio per cercare di cambiare lato da destra a sinistra, però stiamo parlando veramente di una partita giocata nel modo peggiore per i tifosi, quello in cui non vedi la voglia della squadra di fare il risultato grosso, di prendere i tre punti. E quindi che ci vuoi fare? 5,5 Morata, perché non sarebbe stato da punire eccessivamente per una partita del genere, perché quando l'attaccante è costretto a fare sta partita, ma ve lo dico per esperienza, io gioco nel mio piccolo come attaccante, ma quando ci sono da fare queste partite in cui la palla non ti arriva mai, ti sbatti e basta, ti rompi i coglioni, lotti, quindi non ci sarebbe tanta punizione nei confronti di Alvaro, però ha sbagliato 2-3 appoggi veramente facili, uno su cui nasce una punizione per il Milan, quella di Giroud, mi pare che tira Giroud, quindi da quei piccoli errori poi succedono cose. Vi ricordo la partita che perdiamo con l'Atalanta, e la perdiamo così, con un appoggio sbagliato di Alvaro, e ci entrano e ci fanno gol. E poi quel colpo di testa nel secondo tempo, che è l'unica occasione che crea nel secondo tempo, lì secondo me il centravanti della Juventus deve far gol. L'attaccante titolare, il numero 9 della Juve, il bomber della Juve, quel cross lì se lo deve mangiare. Deve mangiare e deve distruggere il portiere avversario. Invece non ci verigoliamo, lo becchiamo male, palla che si spegne sul fondo. Quindi il 5,5, forse anche il 5, forse anche il 5 è per queste due cose qui. L'unica palla gol giocabile non la impattiamo bene, e tanta tanta imprecisione negli appoggi. 5,5 facciamo 5 più. Non che Ken abbia fatto meglio, anzi, diamo davvero 5,5 a Ken, perché ha avuto pochissimi minuti giocabili, però che cosa si può dire di Moise Ken, della partita di ieri sera di Moise Ken? Facciamo una cosa, facciamola al contrario la pagella, fatela voi, spiegatemi voi il 5,5, perché oggettivamente così è dura, ragazzi, così è veramente dura. Arthur 6, meglio di Locatelli, ha avuto un paio di gestioni del pallone che mi si è fermato il cuore, devo dire la verità, però per il resto ordine, tranquillità, difficilmente gliela rubano, però io sono sempre di quella, mettere su Arthur a un certo punto della partita sperando che te la cambi, bah, non mi sembra la mossa della vita. Un conto è se me lo metti insieme a Locatelli per aumentare il palleggio, la qualità e quindi la proiezione offensiva della Juve. Ieri sera ci stava Toglio, Locatelli aveva fatto una brutta prestazione, era ammonito, però l'ingresso di Arthur a un certo punto, cioè me lo spiego solo per quello, perché il giocatore è ammonito, l'altro giocatore è ammonito, e quindi vogliamo evitare l'inferiorità numerica, ma non è il cambio spezza partite Arthur, come non è stato il cambio spezza partite nemmeno Bernardeschi, perché la partita di Cuadrado, la partita di Bernardeschi, se le sovrapponiamo otteniamo la stessa figura probabilmente. Oh, ma non ci abbiamo mai provato a saltare l'uomo, con nessuno dei due, mai, mai una singola volta che dici, sai che cosa, negli ultimi metri cavallo di battaglia, tormentone Federico Bernardeschi, rischio la giocata, no, no. E allora io mi chiedo, va bene che il piano era pareggiarla ed eventualmente vincerla, ma come fai eventualmente a vincerla
se non salti l'uomo, se non crei superiorità numerica, se non metti il pallone in the box, o quell'unico pallone in the box che metti, colpo di testa fuori, non c'era modo, eh? Ieri sera non c'era modo di vincerla, a meno che un episodio, magari non quel rigore lì su Morata, che Marelli diceva non esserci, ma trovi un non lo so come potevi ottenere rigore ieri sera, magari ti fischi in un rigore e la vinci così, però è un piano gara, permettetemi di dirlo, da provinciale che va a San Siro e cerca un punto per smuovere la classifica contro una squadra contro cui non dovrebbe far punti. Non la Juventus che va a San Siro dopo un inizio brutto con tutte le defezioni e i limiti di quest'annata, ma che devi rincorrere per accedere alla Champions League, perché se non va in Champions League è un disastro. E quindi no, non sono soddisfatto per niente. Durante la partita ho avuto un'adrenalina altissima, altissima, perché ero veramente in ansia per quella partita lì, e quindi l'ho vissuta anche in realtà ad alti livelli, non mi sono annoiato, ecco, questo ve lo devo dire. Ma finita la partita, a freddo, ripensando alla partita, lo dico tranquillamente, che noia incredibile. Ieri sera l'ho vissuta come se l'avessi giocata io, come se fossi stato io a bordo campo, vicino alle panchine, perché la sentivo tanto. È andata così e speriamo che vada meglio col Verona, dove il Milan affronta l'Inter, e che poi, guardando la classifica la settimana prossima, si possa dire, sai che in realtà quel punticino ottenuto a San Siro con la prestazione tremenda, tanto male non è stato, ad oggi faccio un po' fatica a mandarlo giù, sul lungo probabilmente. Spero che possa essere un punto super importante. Ma fatemi sapere le vostre pagelle e le vostre considerazioni qui sotto nei commenti.